Sono Peter Kleist, mi avete chiamato? Ah, sì, signore, ecco il signor Kleist. Peter, sono Carl Huber. Zio Carl, non mi aspettavo che venissi a prendermi personalmente. Era il minimo che potessi fare per un nipote che non avevo mai visto. Hai altro bagaglio? No, è tutto qui. La porto Ma io. Ma che fai? La porto io. Tanto non pesa. E tua madre come sta? Benissimo, grazie, e ti saluto tanto. Mi ha scritto che ti sei laureato a pieni voti. Rallegramenti, ragazzo mio. Vedo che continui degnamente le tradizioni della famiglia. Molto bene, bravo. Faccio del mio meglio, ma per il momento basta con gli studi. Ma come basta? Non vuoi prendere una specializzazione? Ah, sì, sì, la prenderò un giorno. Ma ora voglio solo dedicarmi a scoprire alcune cose riguardanti un certo barone. Allora è per questo che sei venuto in Austria, eh? Mi ha sempre interessato la storia della mia famiglia. Soprattutto mi affascina il personaggio di quel barone sanguinario, mio antenato paterno. Ancora oggi il nome del barone è tutt'altro che popolare da queste parti. Per la gente del villaggio egli è esistito veramente. E le sue vittime erano uomini e donne in carne ed ossa. Pensa che qui nessuno ha il coraggio di avvicinarsi al castello quando scende la notte, lo sai? È vero che vogliono trasformarlo in albergo? È benissimo. Un albergo per stranieri, non certo per la gente di qua. Se vuoi darci un'occhiata ci passeremo proprio davanti. Benissimo, chissà che non possiamo evocare un paio di spettri. Ecco il castello. Il castello del diavolo. Non si potrebbe visitarlo? Sì, il tempo ce l'abbiamo. No, signor Dartmouth, non si possono fare queste modifiche nei sotterranei. Mia cara signorina, non vedo proprio su quali basi lei potrebbe impedirmelo. Non sono io che glielo impedisco, ma la sovrintendenza mi ha dato precise istruzioni signor a riguardo. Dartmouth. Chiaro. Eva, buongiorno. Buongiorno. Vi presento mio nipote appena giunto dall'America, Peter Kleist. Signor Dartmouth. Piacere. Lieto di conoscerla. Piacere. Eva sta preparando la sua tesi di laurea in architettura difendendo una per una le pietre di questo castello. Kleist? Peter Kleist? Sapete, mio nipote è l'ultimo discendente diretto del barone von Kleist. Davvero? Certo. Ci sono parecchi nonni di mezzo, naturalmente. Lo chiamavano il barone sanguinario. Spero che lei non abbia ereditato certe sue inclinazioni. Ma chi lo può dire? Vede, uno dei suoi passatempi preferiti era quello di infilzare su dei pali chiunque incorresse nella sua collera e di piazzarli poi in cima alla torre, quale ammonimento per gli abitanti della vallata. Io scommetto che se quel brav'uomo vedesse lo scempio che il signor Dortmund fa del suo castello, ordinerebbe subito un palo supplementare per lui. Però una bella infilzata di cadaveri potrebbe favorire l'afflusso dei turisti americani. Non sarebbe certo una cattiva idea. Il signor Dortmund potrebbe fare affari d'oro. E ora, se permettete, vado a vedere quali altre distruzioni stanno preparando alle mie spalle. Scusatemi. Vada, vada, controlli pure. È un'ossessione. Tutti i giorni la stessa storia. Perché è stata aperta quella porta? Avevo detto che doveva rimanere chiusa. Ma mi scusi, non lo sapevo. Qui nessuno sa mai niente.
Aprite la porta! Mi sentite? Aprite! Aprite! Aprite la porta! Imbecille di Fritz, mi ha fatto una paura da morire. Fritz, vieni qui. La devi smettere con questi stupidi scherzi. Quell'idiota di guardiano si diverte un mondo a spaventare la gente. Fritz, vieni subito qui. Sono stufo, hai capito? Sono stufo. Sarei curioso di sapere quante vittime il barone ha torturato con questi strumenti. Beh, come va? Meglio adesso. Peter, se pensi di poter lasciare per il momento questo piacevolissimo ambiente, mia moglie ci avrà sicuramente preparato qualche piatto della più tipica cucina viennese. Eva, lei viene con noi, eh? Un altro po' di torta, Peter. No, grazie. Se ne mangio ancora diventerò più grasso del vecchio barone. Il barone era un uomo alto, molto alto, ma non era grasso. Ma che dici? Come puoi saperlo tu? La bambina ha ragione. Von Kleist era alto e magro. Forse avrà visto un suo ritratto da qualche parte. No, nessun ritratto. Beh, ma allora, come fai a sapere com'era, scusa? L'ho visto al castello. Gretchen, ti ho già detto che non mi va che tu ti inventi certe storie. Ma ti giuro che io l'ho visto, mamma. L'ho visto qualche volta tornando da scuola. Stava lassù in alto, affacciato alla finestra della torre. Era tutto bruciato come ha detto la strega. E questo spiega tutto. Ha ascoltato troppe storie a proposito di Elizabeth Hall. Sì, anch'io ne ho sentito qualcuna. Quando il barone la fece bruciare viva sul rogo... Carl, non mi pare sia l'argomento più adatto. Ah, Marta ha ragione, chiedo scusa. Su, vieni, Gretchen, è ora di andare a letto. Peter, Eva, voi ci scusate, prego. Vero? Buonanotte, signora Marta. Buonanotte. Buonanotte, Gretchen. Buonanotte. Buonanotte. Ciao. Buonanotte. Ciao, cara. Ciao. Bene, dato che sei stato tu a parlarne, ho qui qualcosa che vorrei mostrarti. Ma prima vorrei chiedervi, che cosa sapete voi di Elizabeth Hall? Secondo la leggenda, era una strega mandata al rogo dal barone perché aveva paura di lei. Tutto qui? No, prima di morire lei gli lanciò una maledizione. Gli predisse che egli avrebbe sofferto 100 volte le torture che lui aveva inflitto alle sue vittime. E infatti, egli morì di una morte orribile. Lo torturarono, quindi appiccarono fuoco alle sue stanze. Fortunatamente per il castello una pioggia improvvisa spense le fiamme prima che fosse troppo tardi. Ma il corpo del barone non fu mai ritrovato. Ma Elizabeth Hall lasciò un incantesimo per farlo rivivere e fargli soffrire ancora le stesse torture. Ecco la formula. Ti sembra autentica? Dove l'hai trovata? In una soffitta della villa di mio nonno, quando ero ancora molto giovane. La misi da una parte e più tardi cominciai a studiare la storia della mia famiglia, allo scopo di scoprire il segreto di questa pergamena. Molto interessante. Effettivamente sembra autentica. Vale la pena di indagare o è troppo pericoloso? Viviamo nel XX secolo, Peter. E oggi la scienza non solo dimostra che gli antichi misteri sono soltanto superstizioni, ma a poco scopre i misteri più reconditi dell'universo. Ad ogni modo... Io al posto tuo non giocherei troppo con queste materie occulte. Potrebbe crearsi in te una forma ossessiva e quindi pericolosa. Ah, si è fatto tardi, io devo ancora preparare le lezioni per domani. No, 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 resta seduto. Accompagno Eva a casa, è più sicuro. Grazie, ma non sarà necessario. Io abito qui a 2 passi. Ah, restate pure quanto volete, eh? Ci vediamo domani. Grazie. Buonanotte. Grazie, buonanotte. Buonanotte, professore. Posso? 1624. No, 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 no. Non leggere, non adesso almeno. Non mi direi che credi a queste storie. Tu hai le chiavi del castello, vero? Perché? Che cosa avresti intenzione di farci con quelle chiavi? No, senti, sul serio. Qui è scritto che la maledizione di Elizabeth Hall potrà attuarsi solo nella stanza dove il barone è stato ucciso. Quindi in quella che chiamano la camera bruciata? Già, è questo che io voglio scoprire. Andiamo al castello.
No, non ci penso neanche ad uscire a quest'ora di notte per farti da guida. Non aver paura, Eva. Se leggendo l'incantesimo riuscissimo a far tornare in vita il barone, ci sarò io a proteggerti. Mm-hmm. Che significa? Mm-hmm. Allora, Eva, sì o no? Io mi sto solo chiedendo con chi sarei più al sicuro, con te o con il barone? Bene, allora hai detto sì. Mm? Andiamo. Ah, eccoci arrivati. Sulla pergamena c'è anche la formula per rimandarlo indietro, nel caso non ci piacesse la sua faccia. Su. Vieni. Ti sei fatto male? No, no, niente. Guarda, ci deve essere un lume in quella nicchia. Ah, sì, ci mettiamo. Ecco, vicino a quel tavolo. Questa è la pianta originale del castello. Ah, ho capito. Bella. Sembra un disegno hippie. König Satan. No, 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 non scherziamo, eh. Ma perché, che ho fatto? Perché nelle sue note Elisabeth Holle ha lasciato scritto che se la magia si avvererà, una campana suonerà. Oh. Pronta? Forza. König Satan Olmar. Io chiamo a me il corpo e l'anima del barone Otto von Kleist, che esca dalle tenebre in cui è vissuto finora e torni tra noi sulla terra. Perché non si fa vivo? Forse non gli andiamo a genio. Questo deve essere l'orologio della chiesa di Santo Stefano. È mezzanotte. Ma io ho sentito solo due rintocchi. Strano, due rintocchi. Ma è proprio alle due che il barone è stato ucciso. Peter. Peter, se la maledizione avesse funzionato, se il barone tornasse veramente, non potrà essere che un mostro. Dopo che è stato ucciso in quel modo,
Massacrato, torturato, bruciato. Peter sarà un mostro. Peter, andiamo via. Non fare così. Per favore, non andiamo così, via. Ti prego. Mandalo via, ti prego! Fallo tornare indietro! Olmar Sator Kunik, ritorna alle tue tenebre! Torna indietro! 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 Olmar Sator Kunik, torna nelle tenebre in cui sei vissuto finora! Forse era Fritz che ha voluto spaventarci di nuovo. Doveva essere nessun altro. Lo spero proprio. Adagio con quella roba. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, signor Dortmund. Non c'è Fritz? Fritz? No, l'ho licenziato ieri. Quindi non poteva essere qui stanotte? Beh, non avrebbe dovuto esserci. Perché me lo chiede? Signor Dortmund, non le dispiace se faccio visitare il castello al signor Kleist? Mi scusi, signor Dortmund. Un momento solo, vengo subito da voi. Gli farei da guida io stesso se non avessi tante cose da fare. Forse potrebbe suggerirmi qualche altra idea per attirare i turisti americani. Eva, vorrei tornare nella camera bruciata. Allora, lungo questa parete deve trovarsi il passaggio. Ho trascorso tutta la notte a studiare questa mappa. Qui dovrebbe esserci un corridoio che conduce a un'altra stanza. Forse qui. Ma che cosa stai facendo? Peter, insomma, come rispondere? Ti parlo con te. È impazzito. Probabilmente è un ritratto di von Kleist. Ma perché tutti quei graffi?
Forse uno dei suoi nemici che non ha potuto vendicarsi personalmente si è sfogato sul suo ritratto. C'è qualcosa di strano però in quegli occhi. Sembra che guardino come per chiedere qualcosa. Eva, stanotte evocheremo di nuovo il barone. Ancora? Voglio sapere che cosa è successo la notte scorsa. Ma mi hai detto che non era successo niente. Sì, lo so, ma voglio esserne sicuro. Senti, Peter, confesso che ieri mi sono spaventata, ma adesso mi sembra tutto così incredibile. Tu dici? E se la maledizione fosse più forte del trascorrere dei secoli, se veramente potesse far rivivere il barone? Andiamo, Peter, non mi dirai che credi a queste fantasie. Non è che ci creda. Comunque la cosa mi incuriosisce. A che stai pensando? Se riuscissi a trovarmi faccia a faccia con il mio antenato del XVI secolo, sia mostro o no, beh, penso che sarebbe interessante. Va un po' meglio adesso? Sì, grazie. Mi sentivo addosso certi brividi di freddo poco fa. Allora, vogliamo incominciare? Unic Sator Olmar, ti ordino di tornare qui ovunque tu possa trovarti. Unic Sator Olmar, chiamo il corpo e l'anima di Otto von Kleist. Unic Sator Olmar. Fermiamoci finché siamo in tempo. Smettiamola subito, Peter. Mandalo via, Peter, ho paura. Non è possibile. Peter, sento che là fuori c'è un essere spaventoso, terrificante, e siamo stati noi a chiamarlo. Peter.
Madeleine? Madeleine, c'è qualcuno fuori che sta bussando. Fa niente, vado io. Chi è? Chi è? Su, venga. Ma si sbrighi che fa un freddo cane. Mai visto che faccio simile. È andata via persino la luce. Per l'amore del cielo. Venga di qua subito. Madeleine, mi porti dell'acqua calda. Presto! Presto, si stenda lì sopra. Sarò subito da lei. Dottore? Vengo io, aspetti. No, Madeleine, lei resti fuori. Ho disinfettato le ferite e applicato l'emostatico. Ma adesso dovrò accompagnarle in ospedale. Niente ospedale. Senta, è già un miracolo che lei sia vivo. So quello che faccio. Chiamerò un'ambulanza. Lei deve andare in ospedale. Pronto? Pronto? Parla il dottor Hess. Mi occorre un'ambulanza. Dottore? Ah, buongiorno. 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 Eva. Posso parlarti un momento? Beh, adesso avrei lezione, ma se per pochi minuti... Ricordi che abbiamo parlato di Elizabeth Hall e della maledizione scagliata contro il barone von Kleist? Bene, ieri notte al castello ho evocato il barone. E naturalmente lui è uscito subito dalla tomba. No, professore, ascolti. Secondo la predizione, il barone avrebbe dovuto tornare a vivere con tutte le ferite aperte e sanguinanti. E ieri notte c'erano le macchie di sangue sotto la porta. E la porta, una porta pesantissima di quercia, si è come gonfiata, quasi fosse stata spinta da una forza sovrumana. Un antico castello, una notte buia, la maledizione di una strega. Ma noi abbiamo visto... avete solo visto quello che vi ha suggerito la fantasia. Il dottore S. è stato ucciso stanotte. Sì, lo so, l'ho letto poco fa sul giornale.
Senta, non si può escludere che se il barone fosse veramente tornato, possa aver avuto bisogno di cure mediche e che possa in seguito aver ucciso il dottore. Beh, ma se siete così sicuri che sia tornato a vivere, perché ora non lo rimandate indietro? Non si può. La pergamena è finita nel fuoco e si è bruciata. Thank you.
Buongiorno, ispettore. Buongiorno. Buongiorno. Mi ha telefonato Eva e mi ha messo al corrente. È strano che un uomo come Dortmund possa essersi suicidato. Non era assolutamente il tipo, sempre indaffarato, sempre a caccia di nuove idee per far quattrini. Io non... Secondo me non si tratta di suicidio. Prima per come era fatto il nodo, poi ci sono evidenti segni di lotta, il che fa supporre che non fosse solo al castello. Ma se si esclude il suicidio, chi... Sì, insomma... Chi poteva volere la sua morte? Fritz. Il guardiano? Era stato licenziato, ma l'hanno visto aggirarsi nei dintorni ieri notte. Ho già mandato degli uomini a setacciare la zona. Venduto per 900 scellini. E ora il prossimo articolo classificato al numero 15. Consiste di 40 grandi apparecchi televisivi a colori, nuovi di fabbrica, tutti ancora imballati. Si comincia dal prezzo base di 120.000 scellini. Chi offre oltre 120.000? Prego, signore e signori. 125? 130? 135? 140. Nessun'altra offerta? 141. 142. 143. Aggiudicato per 140.000. Ed ora? Signore e signori, passiamo al prossimo ed ultimo articolo dell'asta. Il castello e terreno annesso. Io penso... Quanto credi che possano ottenere? Beh, a occhio e croce, calcolando la cifra in dollari, direi almeno 600-700.000. Oh, sì, come minimo. Per il castello vi abbiamo chiesto di inviarci offerte segrete prima dell'inizio dell'asta. Vi annuncerò ora i risultati di questa gara. Prego. Grazie molte, grazie.
La vostra attenzione, signore e signori. L'offerta vincente è stata inviata dal signor Alfred Becker. È in sala il signor Becker? Sì, sono qui. Rallegramenti, signor Becker. Rallegramenti. Grazie. Lei lo conosce, professore? No, ma forse sarebbe meglio se ci presentasse. Sì, certo. Signor Becker, sono il professor Hummel. La signorina Eva Arnold è mio nipote Peter. Molto lieta. Vorremmo tutti e tre congratularci con lei. Grazie. Grazie infinito. Complimenti. Ancora. Peter Kleist. Sì, sono un lontano discendente del barone Otto von Kleist. Forse le interesserà sapere, professore, che il signor Becker ha deciso di vivere al castello, restaurandolo e riportandolo alla sua antica condizione. Davvero? Certo. Ah, questa è la materia di Eva. Potrebbe dargli qualche buon consiglio. Ah, ne sono più che sicuro. Quando avrà un momento libero, sarò lieto se vorrà degnarmi di una sua visita. La ringrazio, lei è molto gentile. Signor Becker, se ora vuole firmarmi questo documento, la proprietà diverrà legalmente sua. Arrivederla, signor Becker. Lieta dell'incontro. Signorina, mi raccomando, non dimentichi che io l'aspetto. Signor Becker, lei mi ha fatto paura. Non era mia intenzione. Sono veramente spiacente, ma non ho potuto fare a meno di ammirare questo splendido arazzo. Dove l'ha trovato? In un piccolo negozio di antichità. È stato il classico colpo di fortuna. Non sapevano neanche che una volta apparteneva al castello. Ma niente di più esatto. È stata molto brava a recuperarlo. Grazie. Signor Becker, non mi prenderà in giro se le dico una cosa, vero? No, no, si figuri. Ecco, pare che il barone von Kleist, quando era ancora in vita, fosse stato maledetto da una strega. Questa gli predisse che sarebbe morto di una morte orribile e che in seguito sarebbe risorto per rivivere la stessa agonia. La maledizione di una strega, e lei ci crede davvero? Ascolti, per favore, mi lasci finire. Quando Peter è arrivato qui al castello, abbiamo evocato insieme il fantasma, cioè lui ha pronunciato le parole che avrebbero dovuto farlo tornare a vivere. E poi? Non lo so, ma da allora sono accadute cose terribili. Lei penserà che io sia pazza, ma quello che le sto dicendo è realmente accaduto. E allora? Sì, delle cose terribili, di cui non riesco a trovare una spiegazione. Un dottore è stato ucciso nel suo studio. Il signor Dortmund è stato assassinato proprio qui, in questo castello. Fritz è scomparso. Un contadino è stato trovato strangolato nel bosco. Che altro dovremmo aspettarci adesso? Se solo potessimo rimandarlo indietro. Rimandarlo indietro? Sì, nella pergamena con la maledizione di Elizabeth Holle c'era una formula per farlo tornare alla tomba. Ah, bene, allora perché non ne approfittate? Perché la pergamena non c'è più, è distrutta, bruciata. Che peccato. Adesso non riesco a rammentarlo, ma sono certa che esiste un altro modo. Un altro modo? Sì, sono sicura che c'è. Ne ho sentito parlare quando ero piccola, insieme ad altre strane leggende.
Ma per quanto mi sforzi a scavare nella mia memoria, non riesco assolutamente a ricordarmelo. Eva? Mi fa una cortesia. Eva? Mi dica. Sia gentile. Le dispiace mettere questo arazzo sulla balaustra? Vorrei vedere l'effetto che fa. Sì, certo. Così? Che c'è? Si sente male? No, non è niente. È stato solo un momento. Adesso è passato. Meglio così. Per ora lo metta di sopra nel suo studio. Poi decideremo dove appenderlo. Bene. Mi scusi. Dov'è Eva? Deve esserle accaduto qualcosa, deve essere salita di sopra. Le urla venivano da lassù, dalla torre. Eva! Eva!
portami via! Non voglio più tornarci mai più! Peter, portami via, portami via! Eva, io... No, non dire niente. Le parole non servono. Tesoro, a parte quello che può dire Becker o chiunque altro... Non mi importa di quello che possono dire. Io ti credo. La sola persona che mi interessa sei tu. Comunque, mi sentirei più tranquillo se venissi a stare da mio zio per qualche giorno. No, adesso non devi esagerare. Soprattutto non preoccuparti, io non sarò sola qui. A fine settimana vengono sempre parecchi studenti. Sai che fai invece? Vai a casa con la mia macchina e domattina passi a prendermi. Come vuoi. No, non scendere. Grazie. Grazie di tutto. Thank you.
cosa c'è? Chiudetela! Guarda! Chiudete! Il mostro! Si calmi, si calmi! Il mostro! Si calmi, la prego! Stava per afferrarmi! Era il barone! Lo so che era il barone! E adesso verrà qui! Non si agiti così! Qui è al sicuro, Eva, si calmi! Ma lei non capisce, professore! Le dico che l'ho visto, l'ho visto! Era spaventoso! Spaventoso! Si può? Avanti, ragazzi, avanti, sì. Come va? Buongiorno. Va meglio? Ciao, Peter. Ciao. Ma se è presto? No, ho praticamente finito. Il mio lavoro qui all'università prevede anche delle ricerche nel campo delle percezioni extrasensorie. Ogni disegno può rappresentare o dei cerchi, o delle linee, o un rettangolo. La mia media è 1/3, la proporzione esatta prevista dal calcolo delle probabilità. Tutto questo è interessante, ma stamattina al telefono hai detto che volevi parlarci a proposito di quello che è accaduto ieri notte. E infatti sarei subito venuto al punto. Vi dirò, è da ieri sera che non faccio che pensarci. Allora lei ci crede che ho visto qualcuno o qualcosa in camera mia o per la strada? Ne sono addirittura quasi convinto. Che si trattasse del barone. Diciamo che potrebbe essere stato lui. Ma ti rendi conto di cosa può significare? Uno che è morto da secoli ritorna a vivere sulla Terra. Al confronto, qualsiasi altra scoperta della scienza diventa addirittura puerile. Cerca di ricordare. Che aspetto aveva? Oh, era spaventoso, ma preferirei non parlarne, se non ti dispiace. Non posso darle torto, dopo una simile esperienza. Ma se era davvero il barone, siete in pericolo, perché ci proverà ancora. Perché? Per paura che lo rimandiate nella tomba. Ma purtroppo non possiamo. Senza la pergamena di Elizabeth Holle non possiamo più far niente. Si potrebbe tentare un'altra strada. E cioè quale? Più di un anno fa abbiamo sottoposto studenti e professori ad un test sulle reazioni extrasensorie. Praticamente hanno dimostrato di rientrare tutti nella normalità. Con una eccezione, però, assai interessante. Una donna, una certa Christine Hoffman, insegnante di lingue orientali. E questo è il test che lei ha fatto? Sì. E in più qualche altro esperimento, con dei risultati incredibili. Addirittura andarono oltre ogni logica previsione. Ma come fa a dire che questa donna potrebbe aiutarci? Perché Christine Hoffman afferma, e io le credo, di non essere soltanto una veggente, ma una medium. Un ponte tra i vivi e i morti. Perché siete qui? Io sento. Sento qualcosa. No, non voglio parlare con voi. Christine, lei è forse l'unica persona al mondo che possa aiutarci. Forse è troppo tardi. Troppo tardi. Voi siete venuti a parlarmi del barone von Kleist. Incredibile. Siete dei pazzi, tutti e due. Dei pazzi incoscienti. E adesso vi distruggerà. È fatale. Lui ora sa che voi l'avete strappato al buio della morte. E vorreste rimandarlo nelle tenebre. Ora solo di voi deve temere. Vi ucciderà. Christine, vuole aiutarci, la prego. No, non posso. E non devo. Sì che deve, perché noi siamo impotenti davanti a quel mostro. La prego, Christine, soltanto lei può salvarci. La supplico. Ci dica come possiamo fare per liberarci di lui. Io non posso fare niente. Elizabeth Holle forse potrà.
Sarà lei a dirvi come. Ma se è morto da secoli! Come siete sciocchi voi, profani. Le barriere del tempo e della morte non esistono. Il tempo e la morte non finiscono mai. Ci aiuti, Christine. Ci aiuti lei. Se può farlo. Se vuole. Questo apparteneva a Elizabeth Hall. Stanotte andremo dove il suo corpo fu ridotto in cenere. Elizabeth, coloro che hanno strappato alla tomba il tuo assassino vogliono parlarti. Coloro che hanno osato servirsi inconsciamente delle occulte leggi della magia ti chiedono aiuto. Innanzi alla roccia che vide il tuo martirio, oggi arde lo stesso fuoco. Vieni, Elizabeth. Avete perso la pergamena. Pazzi. L'incantesimo è rotto. Per sempre. Il barone soffrirà. Il barone potrà essere distrutto soltanto da coloro che egli stesso ha distrutto. Adesso, per merito vostro, io ho potuto farlo soffrire ancora. Per cui sono in debito con voi. Quindi, cercherò di aiutarvi. Voi avete il potere di alimentarlo, di fargli soffrire ancora. Le agonie dell'inferno, usatelo, usatelo, prima che sia troppo tardi. Thank you.
E ora mi attende la morte. Dovevo saperlo. Dovevo saperlo. Prometto che non vi tratterò a lungo. Signorina Arnold, può dirmi qualche cosa di più sull'uomo che è entrato in camera sua per ucciderla? No, ispettore, gliel'ho già detto. Era un essere mostruoso. Ricordo soltanto le sue mani erano schiacciate, bruciate, sanguinanti. È stato come un incubo, ispettore. Non potrebbe risparmiarle la descrizione di particolari spiacevoli? Purtroppo no. Vede, l'assassino di Dortmund è tuttora in libertà. E Fritz? Niente, neanche la minima traccia. Ispettore, come la considererebbe lei una nostra teoria su quanto è accaduto a Dortmund ed eventualmente anche a Fritz? Potrebbe anche interessarmi. Perché vede, ispettore, noi pensiamo alla magia nera, a una maledizione lanciata contro il barone von Kleist 300 anni fa. Von Kleist, il barone sanguinario. 300 anni fa. Sì, siamo convinti che un incantesimo l'abbia riportato in vita. E lui abbia ucciso Dortmund, abbia attirato Eva al castello e abbia tentato di assassinarla. Sì, sì. È senz'altro così, ispettore. Signorina, sono perfettamente al corrente del suo interesse nelle ricerche storiche. E, signor Kleist, sono altrettanto al corrente del suo particolare interesse nelle vicende della sua famiglia. Siete tutte e due molto giovani e impressionabili. Ma lei, caro professore... Lei stesso ci ha parlato di varie persone misteriosamente scomparse. Un pescatore, un contadino che tornava a casa, un vecchio mendicante, tutti spariti senza lasciar traccia. Sì, certo. E tutti quanti nelle vicinanze del castello. Comunque non credo che la vostra teoria mi possa interessare. È tutto, ispettore? Per il momento sì. Grazie. Grazie a voi per la collaborazione. Io l'ispettore non lo capisco. Spariscono quattro persone e sembra che non gliene importi niente. E tutte dalle parti del castello. Mio Dio, neanche ci pensavo. Lei ci passa davanti tutti i giorni per tornare a casa. Ma chi? Gretchen.
Gretchen, ti sei fatta male? Eh? Sono caduta dalla bicicletta. Si è ferita, ha un fazzoletto. Ma no, non mi fa male. Per fortuna si tratta solo di un graffio. Ma che cosa è successo? M'ero fermata qui a guardare il castello. Sono caduta e mi sono fatta male. E quando ho cercato di risalire in bicicletta non ho potuto. Meno male, temevamo di peggio. Poi un cespuglio si è mosso, forse era il fantasma. Il signor Becker è solo là al castello. Dovremmo metterlo al corrente di quello che sappiamo. Sì, capisco benissimo che lei si preoccupi, professore. Rispetto alle sue idee, per quanto mi sembrino piuttosto campate in aria. Non credo che Eva condivida questo suo apprezzamento. Sì, so che è molto spaventata per non so quali strane cose che crede di avere veduto. Talmente strane per lei che ha deciso di non collaborare più con me. Spero che questi nostri discorsi non abbiano spaventato anche la piccola signorina. E mia figlia Gretchen, signor Becker. I miei rallegramenti, è una bellissima bambina. Oh, a proposito, sono lieto di informarvi che ho terminato il restauro del castello, incluso qualche oggetto che sorprenderà persino lei, cara Eva. Perché non viene a trovarmi questa sera? Ecco, non so, no, io... anche lei, Peter, si intende. Sì, è lei, professore. Vi prometto che non resterete delusi. Grazie. Ma cercate di essere molto prudenti percorrendo queste stradine di montagna. Di notte sono alquanto pericolose. A stasera, dunque. Il signor Becker è il fantasma. Che cosa hai detto, tesoro? L'ho riconosciuto subito dagli occhi. Sì, sì. Ha gli occhi che bruciano come il fuoco. Sì, piccolina, certo. Va con la mamma, eh? Vieni, tesoro. Adesso fai un bel bagno e poi potrai andare a giocare in camera tua. Un momento. Esattamente, noi che cosa sappiamo di Becker? Assolutamente nulla, credo. E poi, perché è comparso così all'improvviso a quell'asta? E dove li prende tutti quei soldi? Certo, come personaggio è assai misterioso, ma un'altra cosa. Come mai non ha paura di vivere tutto solo al castello? E perché vuole che andiamo da lui? E di sera? Sì, però ha un viso normale. L'uomo che è entrato in camera mia e che mi ha inseguito per la strada non aveva niente di umano. Non so. Ma se fosse lui, il barone potrebbe possedere il potere di cambiare fisionomia. C'è una cosa, ora sto pensando, che quando ho pronunciato il nome di Elizabeth Holle, per la prima volta mi è sembrato stranamente colpito. Se Becker è il barone, non c'è alcun dubbio che accettare il suo invito al castello è molto pericoloso. Ci sono troppe cose incomprensibili in questa storia. Troppi fatti che esulano da ogni logico ragionamento. Ragazzi miei, io credo che sia molto più prudente rinunciare. Ma dobbiamo andare. È l'unico modo per avere delle prove. Se solo sapessimo cosa intendeva Elizabeth Holle quando ha detto che noi abbiamo il potere di distruggerlo. Io credo di saperlo. Si riferiva all'amuleto. Il ritratto. Ma è quello che abbiamo trovato di sopra. Buonasera, miei cari amici. Vi prego, accomodatevi, accomodatevi. Sono veramente felice di vedervi. A volte ci si sente come sperduti, lontani dal mondo, in questo vecchio castello. Buonasera, signor Becker. Signor Becker... Quello è il barone von Kleist? Sì. E posso assicurarvi che quello è il solo vero ritratto esistente. Quello che però mi meraviglia molto, signor Becker, è che sia stato restaurato tutto tranne il viso.
Coscienza professionale, cara. E va d'altra parte, poiché nessuno sa che aspetto avesse realmente il barone, come si poteva dargli un volto che non fosse veramente il suo? Si dice che fosse un sadico e un assassino. E molto probabilmente un pazzo. Un sadico? Un assassino? Dipende dai punti di vista. Un pazzo? Questo lo escluderei, era troppo astuto. Spesso l'astuzia va a braccetto con la pazzia, non crede? Se lo dice lei, professore. Ma via, non annoiamo i ragazzi con questi discorsi un po' troppo impegnati. Vorrei mostrarvi qualcosa di più divertente. Mi scusi, Eva. Vi faccio strada. Vi prego, seguitemi. Avete visto? Sembrano veri. Ma perché? A quale scopo, signor Becker? Davvero impressionante. Chiunque penserebbe che sono esseri umani. Un magnifico effetto, signor Becker. Sempre che sia un effetto. Peter, non mi sono limitato solo a restaurare il castello, ho tentato di ricrearne l'ambiente e anche la personalità dell'antico proprietario. Il barone von Kleist non solo era padrone del castello, ma di tutta la vallata. Un despota. Chiunque non sottostasse al suo volere veniva punito in quel modo. Ora forse vorrete vedere qualcosa di più interessante. Seguitemi. E io penso che con un po' di immaginazione potreste addirittura vederla piena di vittime torturate e urlanti. Ai tempi del barone queste urla echeggiavano realmente qui. Erano come una musica alle sue orecchie. È disgustoso. È orribile. Voglio andare via. Sì, è tutto un po' troppo interessante, ma ora dobbiamo lasciarla. L'aiutiamo a salire di sopra? Grazie, no. Ma spero che ritornerete. Ci sarebbe qualche altra cosa che vorrei chiederle, signor Becker. Se vuole rimanere, non faccia complimenti. Peter, per favore. Ma perché tanta fretta? Andiamo. Come volete. Buonanotte. Ma vi prego, quando tornate, cercate di fermarvi più a lungo. Molto più a lungo. Vero. Sono certo che è il barone. Ma se lo è, perché ci ha lasciati andare? Forse siamo solo delle pedine nel tuo gioco. Proviamo con l'amuleto. Sì, ma aspetta. Peter, andiamo nella camera bruciata, non perdiamo tempo, muoviamoci. Eva, ascolta, se noi lo rimandiamo indietro, perderemo l'unica possibilità che abbiamo. Ma ti rendi conto che noi possiamo ancora parlare con uno che appartiene al mondo dei morti? Ascolta, ti prego. Peter, hai messo in libertà un mostro. Ora devi cercare di distruggerlo. Lei mi delude, dottor Hummel. Dov'è finito il suo interesse professionale? Da uno studioso come lei, io mi sarei aspettato una maggiore curiosità scientifica, lo sa? Barone Otto von Kleist. È un peccato.
che le attuali circostanze mi costringano ad eliminare il mio unico e solo discendente diretto. Torna indietro! Torna indietro! Va via! Torna laggiù! Da dove sei venuto? Va via! Credi davvero di potermi distruggere con quella specie di ciondolo? Bel colpo, professore. Anche tu il dolore, l'agonia, le torture cui mi avevi destinato. Solo che per tua fortuna, no, no, tu non dovrai mai tornare, no, indietro. No! No! Il barone potrà essere distrutto solo da coloro che egli stesso ha distrutto. E tornerà di nuovo sulla terra per rivivere la sua stessa agonia e per essere ancora una volta distrutto. E ancora, per l'eternità. No!
Calmati adesso. Non devi più aver paura. Leave the last blow for me, Elizabeth Harley. Let me taste sweet revenge. Let me please, please, let me cut into his heart. Please!